più cordiale buonasera da Piazza 20 Settembre a Fano. Siamo qui per assistere allo spettacolo di apertura di tutte le festività del Natale legate naturalmente alla tradizione e alla città di Fano. La piazza è gremita, veramente un colpo d'occhio bellissimo. Ci sarà un evento nell'evento, perché l'albero di Natale sarà al culmine di una cerimonia che naturalmente vedrà tante fasi. Aspettiamo dei bambini che con il loro canto daranno l'avvio a questo spettacolo che culminerà, come vi ho detto, con l'accensione a luci spente dell'albero di Natale. Ma non è soltanto l'accensione dell'albero di Natale il momento clou, ci sono tanti piccoli momenti. Naturalmente l'atmosfera è calda perché tutti aspettano questo momento. È un albero che ha diviso un po' chi era pro, chi era contro, chi era più per un albero tradizionale, ma sicuramente è un albero che rappresenta la città di Fano. Ci sono vari pareri a riguardo. Attendiamo tutti quanti l'avvio, sarà naturalmente molto bello vedere lo spettacolo che la Ultrasound ha messo a punto per incoronare questo momento così importante per Fano. L'albero avrà la luce da 6.000 LED, avrà un'illuminazione particolare, ma tutta la piazza subirà una illuminazione che sarà naturalmente il fulcro di tutto il momento culminante con l'accensione. Abbiamo qui insieme a noi il sindaco di Fano. Seri, allora, è un momento importante, questo albero ha avuto degli strascichi anche polemici, insomma c'è chi era a favore, c'è chi no, però comunque siamo arrivati in fondo. Beh, devo dire la verità, vedere tutta questa gente mi crea una grande emozione, è la miglior risposta a tutti i commenti che ci sono stati in questi giorni. C'è un gran clima di festa, ma di grande attesa. La città è piena di gente, la piazza è stracolma, le vie sono piene di tante persone, di fanesi, ma soprattutto anche di non fanesi che sono venuti per la curiosità, per scoprire questo albero. Un albero che non voglio anticipare nulla, ma io definirei un presepe che diventa albero. Quindi, al di là di quello di alcuni commenti che ci sono stati, è un albero che rappresenta la natività, rappresenta il Natale e rappresenta anche la nostra città. Ed è un albero forse tra i più originali d'Italia. Ecco, qualcuno ha detto che ricorda un po' troppo il carnevale, però insomma comunque sia, sono sempre argomentazioni che sono nel DNA di Fano. Beh, forse perché l'autore, l'artista, è stato anche l'artista del prendigetto, ma in realtà questo è un vero albero, come da dove lo si guarda è un albero. E soprattutto un albero artistico, ma è un albero legato a quelli che sono i valori del Natale, richiama il presepe, richiama la città, quindi veramente mi viene da dire è un presepe che diventa albero e quindi legato a tutte quelle che sono le nostre tradizioni. E francamente anche i commenti delle ultime ore stanno crescendo, quelli positivi, ma soprattutto una forte attenzione anche da un po' di tutta Italia, perché ci arrivano notizie e richieste di informazioni da tante città, da Bolzano al sud. Quindi, anzi, per il prossimo anno ci sono alcune città, a cominciare dalla stessa Bolzano, che vuole realizzare un albero come questo. Ecco, l'albero è stato creato dall'artista Paolo Del Signore, che è l'autore anche del prendigetto. Questa sera non è qui tra noi perché è fuori per impegni personali, è un concerto, sì. Però è stato creato con uno scopo ben preciso, quello di dare una prospettiva particolare a questa piazza che naturalmente vivrà questa sera un momento culmine, importante. Ci sarà tutta un'illuminazione, uno spettacolo di luci che noi vi regaleremo attraverso questa diretta che mostrerà tutte le fasi man mano che queste avranno luogo fino all'accensione. L'albero è composto, come vedete, di 6 pezzi fino alla punta su, è alto quasi 13 metri e pesa oltre 140 quintali. Sarà illuminato, come vi dicevo, da un'illuminazione particolare, 6.000 LED che daranno questa prospettiva particolare. I bambini sono posizionati, fra un po' inizieranno a cantare, noi l'atmosfera ve la regaliamo tutta, vi faremo vivere tutta la cerimonia, poi dopo ci risentiremo. Intanto, nel frattempo, buonasera a tutti, benvenuti.
parte la presentazione ufficiale per questo spettacolo che culminerà con l'accensione dell'albero di Natale. Civili, militari, religiosi, a tutti i fanesi e ai turisti che oggi hanno deciso di vivere insieme a noi questo magico momento per la città di Fano che questa sera aprirà ufficialmente le sue porte al Natale. Do anche il benvenuto ad una parte del coro polifonico malatestiano che vede presidente Giuseppe Franchini, alla sezione di voci bianche, chiamata appunto coro incanto e che vede la presidenza della signora Rita Di Francesca e la guida del maestro Francesco Santini. Per l'occasione natalizia abbiamo l'onore di avere alla direzione del coro il direttore d'orchestra Daniele Rossi. Signore e signori, la scuola incanto malatestiano.
Ancora un altro grande applauso alla Scuola Incanto Malatestiano, ma anche al direttore d'orchestra Daniele Rossi. Il Comune di Fano, la Proloco di Fano, il comitato organizzatore del Natale con Confcommercio, Confesercenti e commercianti vi danno il benvenuto e vi augurano buone feste. Fano vi apre le porte. Vogliamo regalare a tutti voi la poesia di un grande Papa, Papa Giovanni Paolo II, che è stato prima di tutto un grande uomo, per condividere insieme il vero significato del Natale. A ciò si aggiungerà una musica che recita la preghiera più antica del mondo, il Padre Nostro, in una lingua lontana e ormai dimenticata, lo Swahili. Il Comune di Fano, la Proloco e gli enti organizzatori presentano il Natale più sorprendente con la regia di Ultrasound Eventi. Crescono improvvisamente dall'amore e poi di colpo adulti. Tenendosi per mano, vagano nella grande folla, cuori catturati come uccelli, profili sbiaditi nel crepuscolo. So che nei loro cuori pulsa l'intera umanità. Tenendosi per mano, siedono zitti sulla riva, un tronco d'albero. Terra al chiaro di luna, triangolo che arde nel sussurro incompiuto. Non si è ancora levata la nebbia, i cuori dei fanciulli in alto, sopra il fiume. Sarà sempre così, mi domando, quando si alzeranno di qui e andranno via, o altrimenti una coppa di luce inclinata tra le piante. In ognuna rivela un fondo ancora ignoto, quello che in voi ebbe inizio. Saprete non guastarlo, separerete sempre il bene dal male. Bye.
Buon Natale Fano, buon Natale a tutti i fanesi e a tutti gli amici di Fano, buon Natale a tutti voi e a tutte le persone che portate nel cuore. E abbiamo così acceso l'albero che fino all'Epifania svetterà fin sopra le stelle. Ringraziamo ancora tutti i bambini che possono accomodarsi. Io vorrei qui a fianco a me il sindaco di Fano, Massimo Seri. Accogliamoli con un grande applauso. Etienne Lucarelli, presidente della Proloco di Fano, Fanum Fortune. L'assessore Carla Cecchetelli. E ovviamente chiamiamo anche i due Babbi Natale. Mi sembra più che giusto in questa atmosfera natalizia. Sindaco, ha appena salutato la sua città. Oggi abbiamo dato una risposta alle tante polemiche, però ecco, meraviglioso. Complimenti e spero che anche i fanesi possono avere in qualche modo colto questo splendore. Beh, la più bella risposta è la tanta gente che c'è nella piazza. La piazza è stracolma, le vie della città sono piene di persone e l'albero illuminato è splendido. È un presepe che diventa albero con i valori del Natale e con i valori di questa città. Io penso che ho visto tanti telefonini che fotografavano e questa è la miglior risposta che ci può essere alle tanti commenti che ci sono stati prima di vederlo. Grazie ancora al sindaco. In questo momento non vedo Etienne qua a fianco a me, magari facciamo, eccolo qua. Un ringraziamento a te, a tutti gli sponsor, poi ringrazieremo uno ad uno perché sappiamo benissimo che in questi giorni avete dato il massimo, avete lavorato tantissimo e ricordiamo che il Natale per Fano inizia oggi perché gli eventi in programma sono tantissimi. Sì, il Natale inizia oggi, abbiamo fatto un programma molto ricco che guarda anche quello che ha la città, con quello che può dedicare la città alla gente. Abbiamo voluto dedicare questo momento sicuramente emozionante a tutti i cittadini, ce lo meritavamo, diciamo così, abbiamo lavorato tanto per arrivare qua e quindi direi bene così, partiamo per un buon Natale. Grazie ancora al Presidente, Assessore, sono stati tanti anche gli esercenti che quest'anno in particolar modo hanno voluto dare il loro contributo. Quest'anno abbiamo allargato quasi tutto il centro aderito a questa iniziativa, è un'iniziativa bellissima, emozionante, vedere tutta questa gente intorno. Bene, questo era lo spettacolo che dalla piazza ha praticamente inondato tutti i presenti. Avete visto questa accensione così spettacolare con i fasci di luce verso il cielo. Adesso questa illuminazione sarà un'illuminazione che presenzierà l'albero in tutto il periodo che sarà presente qui in piazza fino all'Epifania. Naturalmente la luce sarà regalata da 6.000 LED, come vi ho detto, ma la scenografia è molto bella. Adesso naturalmente tutta l'evento, tutta la manifestazione segue un rituale ben preciso, ci sono delle premiazioni. Noi vi abbiamo voluto regalare questo momento così emozionale, creato da Ultrasound con giochi di luce, con musica, con i bambini che hanno intonato note naturalmente legate all'atmosfera natalizia e sicuramente scaldano i cuori. Bene, la piazza è gremita in ogni posto, non c'è più spazio, veramente ci sono anche le bancarelle. Insomma, questo era l'avvio ufficiale delle manifestazioni natalizie dell'amministrazione comunale della Proloco. Quindi ora il Natale ufficialmente parte anche a Fano. Dalla piazza 20 settembre è tutto, con la prospettiva bellissima dell'albero acceso. Io vi saluto, grazie per essere stati in nostra compagnia. Arrivederci ai prossimi appuntamenti. Ancora le ultime consegne. Ricordiamo anche che è possibile